normalità, cioè abbiamo di base, costituzionalmente parlando, un dovere civico che è quello di segnalare. Io poi posso capire che in taluni casi la segnalazione è una segnalazione che va tutelata, perché sono segnalazioni a volte, quando si parla di ecomafia, nel senso di criminalità organizzata, possono essere segnalazioni, diciamo, diversamente sensibili, cioè più delicate. E questo vale per tutti. Coloro che poi appartengono al volontariato, che hanno quindi un tesserino riconosciuto dallo Stato italiano attraverso le autorità amministrative, la regione, la provincia, a seconda della situazione territoriale nella quale siamo, in campagna le guardie ambientali venatorie, per esempio, oppure posso parlare di ranger, come diceva lei, altri soggetti, sono soggetti riconosciuti, hanno ovviamente un dovere da una parte, accompagnato in supplementare, accompagnato da una passione che li ha spinti a diventare volontari, che spinge queste persone chiaramente a collaborare con le forze dell'ordine. Quindi vuol dire che possono serenamente collaborare con noi, cosa che fanno? Guardi, penso alla Libu, per esempio, penso al WWF, ma ne potrei citare tanti, che possono tranquillamente collaborare con noi, o come sotto forma di assoluzione della giustizia giudiziaria, o sotto forma di coloro che ci danno degli spunti investigativi quando il livello di polizia è troppo alto. Altro, e non mi pare poco. Colonnello, ritornando al discorso di prima, che per la prima volta polizia, carabinieri, guardia di finanza condividono, corpo forestale, condividono un percorso insieme. Questo è nato soprattutto per le grandi problematiche che la provincia di Napoli o succede in altri territori. Ma guardi, sicuramente la provincia di Napoli, coram populi, sulla bocca di tutti, è ovvio questo, però non significa che sia necessariamente i benvenuti all'inferno. Questo vuol dire, ambientalmente dobbiamo uscire un po' da questa luce. Invece dobbiamo cogliere un altro aspetto, che è quello della voglia di lavorare assieme, che è già legislativamente previsto, ci mancherebbe altro, ma oggi c'è una passione a volerlo fare, autorità giudiziaria, forze dell'ordine tra di loro, sistema col volontariato, sistema col cittadino ordinario e con le autorità. Cioè, veramente, come diceva, si diceva alla presentazione del libro, secondo me oggi siamo all'inizio di un nuovo percorso, di un nuovo orizzonte, e questo va colto. Non perché Napoli come provincia è necessariamente è solo il concetto di territorio devastato, sicuramente non stiamo benissimo, però superiamo questo punto, si può fare. Un'altra cosa, quando spesso noi chiamiamo 115, 113, 112 per le segnalazioni dei continui roghi tossici, la maggior parte delle volte, mi preme dirlo, c'è quasi una normalità a dire lo sappiamo benissimo dove succede, quando succede, che cosa si versa. Sembra anche una rassegnazione da parte delle forze dell'ordine che ci rispondono dall'altra parte. Questo da parte del cittadino spesso è un po' una sconfitta, cioè dire sto denunciando, sì, in questo momento. Spesse volte le persone sanno chi siamo perché talmente delle volte che abbiamo telefonato. C'è quasi confidenza. Esatto. E questa parte della cittadinanza attiva che spesso le istituzioni vogliono, cioè di denunciare, trova questo muro dall'altra parte e dire sappiamo tutto, ma in questo momento mancheranno i mezzi, mancheranno le autobotti del fuoco, però non si riesce a... Beh, tenga conto di una cosa, c'è un evidente limite strutturale del sistema, perché di fronte ad una situazione comunque territorialmente parlando faticosa, diciamo, sicuramente le forze dell'ordine o le forze di cosiddetto pronto intervento, la protezione civile, come essere gli stessi vigili del fuoco, sono limitate nella numerosità, questo è un fatto evidente. Ma non è però che siamo solo pochi, ma diciamo che molto spesso essere pochi non deve essere male. Le dico però che molto spesso le segnalazioni, il cittadino forse ha la percezione che non siano adeguatamente seguite, però è una percezione collegata alle tante segnalazioni per cui la determinata fattispecie è segnalata, quando invece poi dall'altra parte la percezione che è un fatto emozionale invece poi non è sostenuta dal fatto concreto, perché
noi abbiamo veramente tantissime indagini aperte, cioè fascicoli penali aperti nell'ambito specifico delle segnalazioni che ci arrivano, che rappresentano oltre il 40% dell'agire quotidiano, quindi vuol dire che vengono seguiti. Forse la percezione dell'operatore che telefonicamente può dare questa sensazione, però vi assicuro che i numeri parlano diversamente. Un'ultima cosa sul Cassiopea. Si è tanto parlato di questa grandissima indagine di reati ambientali, tutti per la maggior parte andati in prescrizione, nessuno in un certo senso ha pagato. Non so come rivolgermi in questo momento a lei, da cittadino, da colonnello della Guardia di Finanza, che impressione. Corpo forestale. Che impressione ha avuto, che qual è la sua sensazione? Cioè, una persona che lotta continuamente, certo, e arriva a un risultato. Fa male, è ovvio che fa male, perché io stesso, colleghi miei che ci hanno lavorato con tanta dedizione, vedono poi sfumare il processo senza prefigurare una condanna. Però sarebbe stato bello per tutti noi che il processo fosse celebrato. Al di là se poi il soggetto è colpevole, ma almeno si chiariscono gli elementi processuali. Ciò non è stato possibile perché il reato non è andato in prescrizione. Fa male per la passione che ci abbiamo visto, ma questa è la legge. E noi da operatori di polizia ci affidiamo alla legge anche quando, tra virgolette, ci fa un po' soffrire. In questo caso questa è la legge, punto. Andiamo avanti. Colonnello, mi scusi, ritiene adeguati, sufficienti gli strumenti legislativi che hanno a disposizione per contrasto alle comate di quella della numeri eclatanti, ovviamente? Sicuramente si può fare di più. Il legislatore, sommessamente lo dico, cioè da operatore di polizia, quindi con nessun intento di fare più che un piccolo suggeritore, sicuramente il legislatore può fare di più. Il legislatore sicuramente può fare un salto oltre il 152 del 2006, il testo unico dell'ambiente, recependo alcune direttive dell'Unione Europea che ci chiedono in buona sostanza di dare una previsione penalistica molto più consistente di alcune fattispecie di reato che riguardano l'ambiente, introducendole sostanzialmente all'interno del codice penale e anche stabilendo la responsabilità civile dei soggetti giuridici che compongono il sillogismo ecomafioso. Questo sicuramente si può fare, ovviamente dal punto di vista legislatore, noi possiamo fare solo i piccoli suggeritori, diciamo, nulla di più, noi siamo sul territorio. L'ultima cosa, perché poi la lasciamo, lei parla di suggeritore, un reato ambientale, in un certo senso ti dia nell'ordine delle cose paragonabile a un omicidio, perché una persona che continuamente sversa rifiuti illegali, tossici, stai condannando un'intera popolazione all'olocausto. Abbiamo detto il ciclo dei rifiuti cosa fa? Entra nel nostro mangiare, entra nella nostra vita quotidiana. Secondo lei è paragonabile un omicidio colposo a quello che sta succedendo sul nostro territorio? E se non succede che viene paragonato il reato ambientale a un omicidio, potrà mai avvantaggiarsi lei come forza dell'ordine, noi come cittadini, di una rivalsa dal nostro punto di vista? Perché se lì si è detto quello che dice. Tenga conto che già esiste una fattispecie di disastro ambientale, che è una fattispecie della quale se ne può parlare, era una fattispecie che esiste ed è estremamente vigorosa da questo punto di vista. Io devo necessariamente ragionare con le fattispecie di reato sulle quali tutti i giorni a confrontarmi con ciò che è il diritto positivo. Sicuramente l'ipotesi che l'Unione Europea ci chiede di attivare come nazione è quello di dare un maggiore impulso all'attività delle fattispecie di reato in ordine ai reati ambientali, trasformando alcuni reati contravvenzionali che hanno un termine di prescrizione complessivamente ridottissimo, non superiamo i 4 anni e mezzo da quando è stato commesso, non da quando viene scoperto. Le fattispecie contravvenzionali, che sono il 99% delle fattispecie del testo unico dell'ambiente, forse il salto di qualità, il reato delitto, ovvero sia quel reato che compone invece una prescrizione ben più lunga del reato contravvenzionale, sarebbe
sarebbe l'ideale, sarebbe sicuramente un passo in avanti, però sono sempre scelte del legislatore. Noi, glielo ho detto e glielo ripeto, noi siamo dei suggeritori che grattano il territorio, siamo con i piedi ben piantati per terra, però non ci possiamo, con quello che ci accade attorno, non abbiamo il tempo di occuparci di fare dell'altro, perché non è poco già quello che facciamo, con molta franchezza. Grazie. Prego.